Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, detta delle capanne. Andati i suoi fratelli alla festa, vi andò anche lui, non apertamente però, ma di nascosto. Alcuni di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente e non gli dicono niente. Che forse i capi abbiano riconosciuto davvero che egli è il Cristo, ma costui sappiamo di dove è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure io non sono venuto da me, e chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io però lo conosco, perché vengo da lui, ed egli mi ha mandato. Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettergli le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, specialmente coloro che di noi presenti sono assidui alle ore sante del giovedì sera, avranno certamente riconosciuto nella prima lettura uno dei brani stupendi del Libro della Sapienza che abbiamo ampiamente meditato non molto tempo fa, durante una delle ore sante, che insieme al Vangelo, ecco, costruisce un po' il tema di questo venerdì di Quaresima, che è molto importante oltre che molto forte. Il tema è questo: dell'odio degli empi nei confronti dei giusti. Cioè, noi figli di Dio dobbiamo avere, come dire, la realtà dei fatti che si svolgono intorno a noi, nella Chiesa e nel mondo, ben illuminata. Perché purtroppo in questo mondo avviene una guerra diversa da quelle che si combattono e di cui sentiamo ai telegiornali. Sono le tenebre contro la luce, sono i figli del maligno contro i figli del regno. È il principe di questo mondo contro il re dell'universo. Questo la Sacra Scrittura, la Rivelazione, ne dà testimonianza proprio assolutamente inequivocabile. È una realtà, d'accordo? Quindi ci sono delle inimicizie che dipendono semplicemente dal fatto che il male non sopporta il bene. Non è vero il contrario, perché il bene non sopporta il male, ma, come dire, prega, accoglie ed è interessato a tutti coloro che male lo fanno, perché si possano salvare e convertire. Invece non è la stessa cosa dall'altra sponda. Ecco, però c'è questa realtà di fatto. La vicenda terrena di Gesù è stata questa, fondamentalmente. L'odio che si è accumulato nei suoi confronti fino ad arrivare alla passione, alla cattura, alla passione, alla morte di Gesù. C'è una cosa però molto importante. È vero che gli empi sono cattivi. I cattivi sono cattivi, quelli che sono aizzati dai diavoli sono proprio cattivi. Oggi è venerdì, è anche il primo venerdì del mese, abbiamo appena fatto la Via Crucis. Ecco, in questo tempo di Quaresima è molto importante, e io vi auguro di farlo bene, meditare bene sulla passione di Gesù, contemplare bene, perché se uno la guarda bene, il male che è stato fatto al Signore è veramente impressionante, è disumano, è crudele, è spietato, è raccapricciante. Però, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, questa battaglia non è, come dire, tra avversari che stanno sullo stesso piano. Non è così. Il diavolo è forte, sì, ma il diavolo non può competere con il Padre Eterno, capite? Gli empi sono forti, sì. A volte sembra che facciano anche fuori i giusti, sì, ma non vincono mai, perché Gesù ha sofferto la passione. Ecco, stiamo vivendo la Quaresima, ma la Quaresima non finisce il Sabato Santo. La Quaresima finisce la mattina di Pasqua,
E se siamo stati 47 giorni, perché se fate i conti dal mercoledì delle ceneri alla domenica di Pasqua passano 47 giorni, poi ce ne abbiamo 50 fino a Pentecoste, quindi siamo in vantaggio, d'accordo? Perché? Perché Dio è più forte dei suoi avversari e anche i suoi avversari si muovono dentro i confini della divina permissione. Avete visto il Vangelo, no? Tutti cercavano di catturare Gesù da subito. Pensate ai Vangeli, no? Vi ricordate? Primo discorso che Gesù fa a Nazareth, vi ricordate come va a finire? Se Dio vuole vi anticipo, c'è un sacco di gente che mi sta dicendo che vuole andare in Terra Santa. L'anno prossimo, l'estate, cominciamo a pensare che probabilmente organizziamo questo viaggio in Terra Santa. A Nazareth si vede, c'è un luogo dove si chiama il Monte del Precipizio, cioè il posto dove si ricorda dove hanno portato Gesù uscito dalla sinagoga, lo buttavano di sotto, non aveva manco cominciato, era andato nel deserto, aveva preso il battesimo di San Giovanni, aveva quattro discepoli, la prima volta che torna a casa entra in sinagoga, lo vogliono buttare sotto subito. Chi partecipa agli incontri biblici, così stasera facciamo un po' di trailers oltre alle ore sante. L'anno scorso abbiamo visto il Vangelo di Marco, per esempio. Il Vangelo di Marco subito non fa manco in tempo a muoversi, i sadducei e i farisei si radunano, vogliono fare fuori, ma manco ha detto tre parole. Qui nel Vangelo di Giovanni siamo ancora al capitolo 6, 7, e già lo volevano ammazzare. Ma cosa dice Gesù? Cosa dice il Vangelo? Cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettergli le mani addosso, attenzione, perché non era giunta la sua ora. Se si fosse scatenato tutto l'inferno per impedire che fosse compiuta la missione di Gesù prima del momento del Getsemani, non ci sarebbero riusciti. Capite? Se uno, per esempio, studia la storia dei santi e dei martiri, no? Voi sapete che San Giovanni non è morto martire e Gesù gliel'aveva profetizzato, l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni. Ma Giovanni l'hanno martirizzato due volte. Lo sapete? Una volta l'hanno messo su una caldaia di olio bollente, la più antica, è uscito illeso. Un'altra volta gli hanno dato da bere il vino avvelenato, l'ha bevuto e non gli ha fatto né caldo né freddo. Per cui anche il martirio, attenzione, alcuni sono stati martirizzati, abbiamo una montagna di martiri, ma chi viene martirizzato? Le persone per le quali la divina provvidenza questo ha risposto. E non perché ne abbiano male, ma perché ne abbiano la gloria del martirio, perché come sapete il martirio ridonda bene di tutta la Chiesa e tutto il mondo. Ma se Dio non vuole che nessuno ti tocca, pure se si scatena contro il finimondo, non succede niente. Capite? Questa cosa ci dà una grandissima consolazione, perché questo vale per tutto. Capite? Cioè, chi comanda è Dio. È vero che il male esiste, sì. È vero che il male è cattivo, sì. Ma il male, se noi stiamo in grazia di Dio, viviamo nella sua amicizia, su di noi non ha nessun potere se non quello che Dio gli concede per i suoi fini e per il nostro bene. Capite? È diverso invece il caso di coloro che facendo il male si mettono dalla parte del male e quelli diventano marionette impazzite nelle mani del diavolo. Se non la piantano fino alla fine, il diavolo si risucchia, si ringoia all'inferno. Capite? Ma questo non dipende dalla volontà di Dio, ma dalla cattiva volontà dell'uomo. Quindi se noi cerchiamo, per quanto sta in noi, di vivere una vita santa e in grazia, dobbiamo temere il male? Temiamo nostro Signore. Se arriverà qualche male, è tutto sotto controllo. Capite? E nessuno ci toccherà e ci torcerà un capello senza che Dio lo permette. Vi ricordate Gesù che dice nel Vangelo, no? Cinque passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno cade senza che il Padre vostro lo voglia. Ricordatevi che voi volete molto più di due passeri e che anche i capelli del vostro capo sono tutti contati, proprio per darci questa serenità. Quindi noi siamo consapevoli che stiamo in un campo di battaglia, capite? La battaglia non è contro forze di carne e di sangue, ma contro il male e contro i propulsori del male, che sono i diavoli e gli amici dei diavoli. Ma sappiamo, uno, che il bene vince, e secondo, che il male non può prevalere su coloro che vivono nell'amicizia di Dio, se non nella misura in cui Dio
Dio lo consente, lo permette, ma sempre per un bene maggiore. Ecco, questo ci dà grande forza e grande consolazione. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.